Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per farvi vedere, come starete sicuramente notando dalle clip in sottofondo, che siamo sbarcati su PC. Questo che vuol dire? Allora, in realtà sono io che mi sono fatto un PC, Tommaso già ce l'aveva. Il suo non è un PC da gaming, il mio sì, per questo io gioco a prestazioni più elevate e riesco a streamare nel mentre, per cui sì. Arriviamo con delle live su PC, su Twitch. Questo perché? Perché abbiamo deciso di scegliere Twitch come una piattaforma che abbiamo utilizzato poco, non abbiamo mai preso in maniera seria, non abbiamo mai fatto qualcosa di cadenzato e di ordinato, e abbiamo deciso per l'appunto di iniziare a portare delle streaming in maniera costante. Questo che vuol dire? Come vi spiegherò fra un secondo, al momento non posso darvi un orario e dei giorni precisi per la realizzazione di queste streaming. Infatti in questo momento io e Tommaso siamo particolarmente impegnati tra scuola e vite private, per cui riusciamo veramente ad avere poco tempo perfino per giocare per noi. Per cui Twitch è una valida alternativa a YouTube, nel quanto giocare ci permette contemporaneamente al divertirci a portare un contenuto. Le streaming che andremo a fare su Twitch si incentreranno soprattutto, diciamo, sul PvP. Poi adesso con l'uscita della nuova stagione sicuramente avremo modo di trovare qualche sigillo, qualche contenuto PvE da appunto farmare insieme, perché anche Tommy può giocare a Destiny, ve l'ho detto, ma ve lo ripeto, possiamo giocare entrambi, quindi possiamo entrambi giocare su PC e farmarci quelle cose noiose, che ne so, tipo azzardo, che è una modalità veramente antipatica, oppure i sigilli, quindi entrare magari nella nuova modalità che deve uscire dei Vex e andare lì a farmare kill, uccisioni o quel che c'è da farmare, ecco. Però, come vi dicevo, saranno incentrati soprattutto sul PvP. Perché? Perché Destiny 2 sul PC è un gioco molto più godibile, secondo me. Tra il fatto del frame rate, tra il fatto del FOV, tra il fatto che c'è il rinculo gestibile meglio tramite mouse e tastiera, è molto più godibile come esperienza di gioco. Io mi sono trasferito qui su PC, ho iniziato a giocare con mouse e tastiera da più o meno 2 settimane, mi sto ambientando abbastanza bene, so che comunque ho molto da migliorare ed è per questo che ci tengo a giocare con qualcuno che mi possa dare dei consigli, perché è come imparare a giocare totalmente da capo. Conoscendo sì e no le meccaniche del gioco, che però cambiano dalla piattaforma sulla quale si gioca. Per cui ragazzi, voi dovete attendere queste streaming che inizieranno sicuramente in questa settimana e dalla prossima sul canale Twitch, che vi lascio in descrizione, come anche il link al profilo Instagram, che è veramente importante perché noi lì abbiamo un confronto molto più diretto con voi e possiamo informarvi in maniera molto migliore rispetto a un post su YouTube o alla semplice notifica di Twitch. Quindi mi raccomando, vi faremo sapere al più presto possibile quando cominceranno queste live. Mi raccomando, andate su Twitch e su Instagram a lasciare il follow, attivate la campanellina delle notifiche e noi ci vediamo assolutamente in streaming su Twitch. Ciao a tutti. Siamo la tua salvezza.